Hello children, today is Monday, Monday the 23rd of March 2020 Ciao bambini, oggi è martedì 23 marzo 2020. Allora, la lezione di oggi la iniziamo nel quaderno e poi lavoreremo nel libro. Scriviamo la data, Monday 23rd of March 2020 and here What's the weather like today? Che tempo fa oggi? It's... E qua completiamo. Se è cioè sunny, scriviamo sunny, se c'è il sole. Se c'è la pioggia, metteremo it's rainy, eccetera, eccetera. E scriviamo it's spring. È primavera finalmente. Il 21 di marzo è iniziata la primavera. Facciamo una linea nel quaderno e poi completiamo. Today is Monday. Oggi è martedì. Yesterday was. E qui scriveremo Sunday. Tomorrow will be. Domani sarà Tuesday. E qua scriveremo Tuesday. Poi scriviamo una frase su una cosa che sappiamo fare e una che non sappiamo fare. Io ho scelto di scrivere. I can count from 1 to 10. Io so contare da 1 a 10. But, ma, I can't ski. Io non so sciare. E adesso sotto facciamo una cosa un po' particolare. Facciamo un dettato di numeri. Number dictation. Voi dovrete scrivere qua sotto i numeri che io vi detterò. Ehm, li dovete scrivere in numeri in cifra, come fate con la maestra Michela. Non li dovete scrivere in parole in inglese, d'accordo? Li ripeto due volte, se uno non vi viene in mente lasciate il buchino perché così poi la seconda volta potete completare. La terza volta li ripeto e vi faccio vedere quali sono i numeri. Ok? Are you ready? Let's go. 50. 70. 80.

FIFTY SEVENTY EIGHTY FORTY ONE HUNDRED SIXTY-FOUR NINETY-NINE SEVENTEEN TWENTY-THREE THIRTY-SEVEN Adesso Eh, voglio che mi riscriviate i numeri uno sotto l'altro in inglese. Mettiamo questo titolo, Now Write the Numbers in English, Ora scrivi i numeri in inglese e li mettete uno sotto l'altro. Vedete che sono gli stessi numeri che io ho messo qui. Naturalmente tutte queste paginette in Word che vi mando vanno ricopiate nel quaderno, non vanno stampate. Eh. È come fosse la paginetta della LIM, della Smart, che usiamo in classe. Allora scrivi, scrivete in cifra 50, poi mettete l'uguale, e in parola 50. Qui metterete 70 e scrivete 70. Qui scriverete 80. Potete aiutarvi con il lavoro che abbiamo fatto nel quaderno e anche i numeretti che ci sono nel um, libro. Ok, questo lo fate da soli. Io vado veloce perché il video sapete che dura al massimo 15 minuti, altrimenti non riesco a farvi vedere tutto quello che c'è da fare. Ok, adesso vi faccio vedere gli esercizi. Scriviamo gli esercizi nel quaderno che andremo a fare nel libro d'inglese. Allora faremo l'esercizio 8 di pagina 50. Il 9 di pagina 51 faremo le domandine a voce. E gli esercizi 10, 11 e 12 di pagina 52. Allora, l'esercizio di pagina 50, esercizio 8. Eh, write the questions in the right pictures and complete with: Yes, I can. No, I can't. Dovete scrivere le domande. Queste le dovete inserire nei fumetti ovviamente guardando i disegni, e dopo che li avete inserite, per esempio, can you ski? Vedete qui chiede se sa sciare, vado a fare una croce sopra così non la adopero più, e devo rispondere adoperando o yes I can se sono capace, oppure no I can't se non sono capace. Per esempio, can you ski? E qui io vedo che questo ragazzo è in mezzo alla neve, quindi probabilmente si scriverà no I can't. Ok, andiamo poi alla pagina successiva. Qui non è possibile fare ah, una cosa. Torno indietro. Se avete scaricato il libro digitale e cliccate qua sopra, avete la possibilità di correggere l'esercizio con il gioco. Vedete, qui c'è scritto No I can't. Bisogna trascinare il fumetto. Qui Chiederà can you ski? Lo trascino e mi viene giusto e poi continuo. Questo lo potete fare come correzione d'accordo. In questo esercizio non possiamo giocare, e bisognerebbe gettare il dado e in base al numeretto che esce. È un po' come il gioco dell'oca, avanzare di quanti posti indica il numeretto nel dado. Allora, noi leggiamo le domande e proviamo a rispondere. Prima domanda. Can you say the alphabet from A to M? Cioè, sai dire l'alfabeto dalla A fino alla M? E quindi si farà A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Seconda domanda can you count from 1 to 10? sai contare da 1 a 10? yes I can, sì sono capace e quindi diremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui c'è scritto go forward two spaces cioè vai avanti di due caselle noi andiamo alla casella 4 can you spell Monday Sai fare lo spelling della parola Monday? Yes I can. M-O-N-D-A-Y. Can you sing a song? Sai cantare una canzone? E qui basta cantarne una, quella che volete. 6. Can you count from 90 to 100? Sai contare da 90 a 100? Yes, I can. 90? Ninety-one, ninety-two, ninety-three, ninety-four, 92 100 7 Miss a turn. Fermo un turno. Go forward two spaces. Vai avanti due, di due caselle. 9 Can you swim? Sai nuotare? Yes, I can. 10 Can you count from 11 to 20? sai contare da undici a venti? yes, i can. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 11. can you dance? sai ballare? yes, i can. e fate un balletto. 12. can you say the alphabet from n to z? Sai dire l'alfabeto dalla N alla Z? Yes, I can. N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 13. miss a turn, fogli un turno. Can you spell February? Sai fare lo spelling di February? Yes, I can. F, e, B, R, U, A, R, Y. Can you dance hip hop? Sai ballare hip hop? No, I can't. Io non sono capace di ballare hip hop. Se voi siete capaci, Yes, I can. E lo fate vedere. 16. Can you count from 60 to 70? Sai contare da 60 a 70? Yes, I can. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Go back four spaces. Qui vi dicono di tornare indietro di quattro caselle. One, two, three, four. Can you see a tongue twister? Sei capace di dire uno scioglilingua? No, I can't. Io no. Can you ski? Sai sciare? Yes, I can. E siete arrivati. Alla fine fate l'esercizio di pagina 52. Ci sono tre esercizietti. Find the hidden verbs. Write the letters of the same color. Dovete trovare i verbi nascosti. Scrivendo le lettere dello stesso colore. Vedete che qui ci sono le letterine in verde, per esempio. Le scrivete qui. Mi viene fuori un verbo. Poi ci sono le letterine in arancione, le scrivete qui e viene fuori un altro verbo. In questo esercizio invece, use the code to read message. Dovete utilizzare questo codice scrivendo dove c'è il numeretto e la lettera corrispondente, per esempio il 24 corrisponde alla letterina K e la metto qua, il 26 corrisponde alla letterina A e la metto qua, mi viene fuori un messaggio. L'ultimo invece, can you help Billy find his ball? Dovete aiutare Billy a trovare il pallone. Dovete muovervi dentro al labirinto. Le letterine che trovate dentro al labirinto le scrivete qua sotto. Ok, vi viene fuori la parola misteriosa. Ok bimbi, bye bye. See you tomorrow. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.